Allora, l'ufficialità c'è anche una sede oggi. Oramai siamo partiti, oggi c'è la ripartenza dopo tanti anni. Il partito è ricostituito, da Foggia si riparte, questo è il primo circolo di Alleanza Nazionale, ma già ce ne sono in cantiere altri due e poi ce ne saranno anche altri. Giorno 9 c'è la grande manifestazione di tutte le destre d'Italia che sancirà a livello nazionale la costituzione di questo grande movimento che è stato e che è, quindi dal momento in cui lo stiamo riprendendo, che è appunto Alleanza Nazionale. Con tutto ciò che ne consegue sulla scena politica nazionale, regionale e locale, che voglio chiarire già da adesso, prende le distanze da determinate situazioni che si sono verificate nel PDL, ma siamo molto vicini all'azione politica a livello nazionale di Silvio Berlusconi. Alleanza Nazionale quindi si riconosce in quell'alveo del centrodestra che nacque nel 94 per merito di Silvio Berlusconi, che sconfisse all'epoca la cosiddetta invincibile armata di Occhetto e quindi di quella sostituzione del PDS alla Democrazia Cristiana che fu anche il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Bruno Longo, allora il partito ormai è partito, c'è però da mettere a punto e calendarizzare quelle che sono le tappe e quindi c'è una tappa importante per la città capoluogo, Foggia. Certo, noi ripartiamo e colgo l'occasione per ribadire che giorno 7 presso la biblioteca provinciale noi attueremo tutta una serie di dichiarazioni in un convegno Idee in Movimento, dove ripartiremo innanzitutto con un programma, invertendo quello che è l'ordine dei fattori oramai in politica di lanciare il candidato sindaco e poi il programma. No, noi vogliamo prima condividere il programma e dal programma condiviso scegliere, ma questo nel giro di 30 giorni, il candidato sindaco unitario di tutto il centro-destra. Fabrizio Tatarella, allora oggi c'è anche un punto di partenza logistico, una sede, quindi da oggi possiamo anche dire che è ritornata l'Alleanza Nazionale, la nuova Alleanza Nazionale, i vecchi simboli, tra virgolette vecchi, la destra, FLI, Io Sud e altri ormai fanno casa unica. Sì, il popolo di destra che ci sta chiedendo di fare un passo avanti, di mettere da parte le divisioni, i rancori che ci sono stati, di unire la destra. La grande manifestazione di popolo che ci sarà a Roma il 9 novembre, ripartire da N per riunire la destra, è la dimostrazione dell'entusiasmo, della gioia che vedete alle mie spalle con tanta gente che è venuta qui oggi a inaugurare la prima sede di Alleanza Nazionale a Foggia. Seguiranno altre inaugurazioni a Foggia, ci sono consiglieri comunali che a breve si dichiareranno di Alleanza Nazionale, sarà inaugurata una sede a breve a San Severo, un'altra a Manfredonia, un'altra a Cerignola, saremo presenti in tutta la provincia di Foggia e in tutta la Puglia. Dalla Puglia stanno partendo diversi pullman alla volta del 9 novembre, l'entusiasmo lo vedete è contagioso, la destra sta tornando, c'è la voglia di fare bene, la voglia di costruire un partito il più grande possibile e il più partecipato possibile. Onorevole Agostinacchio, si ritorna a vecchi splendori? Si ritorna al futuro, anche perché con lo scioglimento di Alleanza Nazionale è stato interrotto un percorso verso il futuro. Noi vogliamo ridare una casa comune a tanta gente che non ce l'ha più. Ci rivolgiamo a coloro che si astengono e non votano, a coloro che votano Grillo e che sono i destri, per dire la vostra casa la stiamo ricostituendo, abbiate fiducia in questa casa che è portatrice delle idee che voi avete già seguito in passato per il futuro. Onorevole, gli appuntamenti sono importanti per la capitanata, ci sono grossi comuni, la città capoluogo Foggia, Lucera, San Severo sono degli importanti centri in cui si voterà per le amministrative, ma ci sono anche le europee. Quindi ci prepareremo, ci attrezzeremo per affrontare questi appuntamenti.
Allora, oggi parte ufficialmente una nuova era per Alleanza Nazionale. I vecchi simboli, i vecchi tra virgolette, il FLI, la destra, ma anche Io Sud, vengono incorporati, quindi una partenza nuova con la proiezione delle amministrative a Foggia e in altri centri della provincia, ma poi ci sono anche le europee. Allora, cosa si sta facendo? Beh, innanzitutto c'è stato un patto federativo siglato il 22 ottobre a Roma con queste sigle che dicevi tu prima, sono associazioni, c'è anche la fondazione di Tatarella, diciamo che non sono solo partiti, sono anche associazioni, federazioni che sono confluite all'interno in questo soggetto che non è nuovo perché è vecchio, ma come dicevo nel discorso poc'anzi, non ci può essere futuro senza passato, per cui AN ha una storia fatta di valori che può rivendicare sul territorio, la gente conosce i valori di AN e quindi si tratta di riprendere e ridare un'altra volta energia alla gente che vuole avere delle risposte che purtroppo oggi non le riesce ad avere. Le europee sono alle porte, come si diceva, sono alle porte le amministrative, riteniamo di poter dare molto al paese e riteniamo che tutti insieme possiamo rappresentare una forza politica alternativa e nuova. Quindi possiamo dire che alle prossime amministrative, quantomeno qui a Foggia, ci sarà un unico partito con i vari esponenti anche dei vari gruppi e movimenti. Beh, certamente questo è un percorso che non incomincia oggi con l'apertura di una sede, però è un percorso che andrà avanti e soprattutto in sede nazionale per l'organigramma nuovo e per condividere un percorso comune, compresa la scelta dei candidati.